Ciao amiche e ciao amici, volevo parlare in questo video di come produrre emozioni attraverso la comunicazione scritta, come produrre emozioni nelle persone che desideri. Questo per rispondere a Roberto e Mariglia che mi seguono su YouTube. Ora, possiamo produrre emozioni anche attraverso la comunicazione scritta, anche se ovviamente è più difficile rispetto a poter interagire direttamente con la persona. Sull'interagire direttamente ho spiegato come fare in altri video. Se dobbiamo utilizzare la comunicazione scritta, ci sono fondamentalmente due modalità. La prima modalità è quella di aver capito se la persona in una fase infantile è stata più legata emotivamente alla figura paterna o alla figura materna, cioè quale delle due figure ha inseguito di più, quale delle due figure, tra virgolette, l'ha coinvolta emotivamente. Questo indipendentemente dai sessi, non è che il maschio è coinvolto emotivamente con la madre piuttosto che col padre, qui si tratta proprio di coinvolgere della figura che produceva più emozioni. Fondamentalmente. E come facciamo a capire questo? Beh, è la figura di cui se noi iniziamo a, diciamo, durante un dialogo anche scritto, iniziamo a parlare, ad esempio, accennare, che ne so, al nostro rapporto con nostra madre o nostro padre, si può vedere dove si aggancia lui o lei, insomma. La figura della quale parlerà più spesso, che diciamo utilizzerà più spesso anche nella comunicazione, è quella che rappresenta chi l'ha coinvolto maggiormente. E c'è anche un altro modo per capirlo, cioè se la persona si comporta lui in modo materno, significa che la figura di coinvolgimento è stata il padre. Perché diciamo, la madre è stata quella conflittuale. Se invece lui si comporta di più in modo autoritario, eccetera, eccetera, allora la figura di coinvolgimento è la madre. Insomma, è l'inverso di quella che lui utilizza nella sua comunicazione. È ovvio che devi in qualche modo averlo visto interagire. Quindi, che si propone in modo materno lui è perché la figura di coinvolgimento è il padre. Chi si comporta in modo paterno, la figura di coinvolgimento è la madre. Quando parlo di materno e paterno, intendo, diciamo, comportamento materno visto come protettivo, rassicurante, e comportamento paterno un po' più duro, autoritario. Ecco quindi che una volta capito questo, noi possiamo utilizzare tranquillamente delle parole che possono riportare al simbolo paterno. Può essere, ad esempio, non so, utilizzare parole come autorità, come incisivo, penetrante, fermo, teso, sono tutte parole che riportano analogicamente e producono emozioni, perché chi è stato coinvolto dalla figura paterna, senza rendersene conto a livello logico, a livello emotivo andrà a viversi un'emozione. E chi invece ha la figura di coinvolgimento materna, bisogna utilizzare parole più al femminile, come aperta, protettiva, insomma, accogliente, morbida, utilizzare tutto un linguaggio di questo genere e dimostrarsi anche, diciamo, in generale. Poter dire che le cose nel mondo non vanno per la mancanza d'amore, mentre quegli altri coinvolti con la figura paterna, le cose nel mondo non vanno per mancanza di autorità, per mancanza di disciplina. Questo è grosso modo. È una modalità. Un'altra modalità che si può utilizzare aggiuntiva è quella dell'ancoraggio emozionale, cioè, che è quello che poi fanno i libri fondamentalmente. Un libro ti può far piangere, un libro ti può far ridere, comunque un libro ti può produrre emozioni, un romanzo, perché tu vai a identificarti. Quindi l'arte del produrre emozioni ovviamente diventa molto difficile attraverso uno scritto di un messaggio, diciamo di, che so, 144 caratteri, perché devo avere possibilità di scrivere perlomeno un'email o comunque una chat e avere l'abilità di effettuare o di raccontare una storia che in qualche modo vada ad agganciare emotività. Sicuramente se ho anche un'informazione del coinvolgimento sulla figura paterna o materna, posso utilizzare, diciamo, anche queste due figure per raccontare delle storie, delle situazioni,
inserendo dentro anche figure di questo genere. Per fare un esempio, che ne so, se so che la figura paterna e, o materna, diciamo materna, è quella che coinvolge, potrei raccontare di un'amica o un amico che sta vivendo un brutto momento. Perché, ad esempio, sta rivivendo delle situazioni legate alla sua infanzia quando è stato abbandonato dalla madre, per dire, o quando ha vissuto, diciamo, un lutto della madre, un abbandono, un qualcosa del genere legato alla madre. E raccontando questa storia vado subito ad agganciare lui e a produrgli una forte emotività. È ovvio che richiede delle abilità questa tecnica, però se si riesce a imparare diventa molto molto utile, soprattutto sfruttando una comunicazione scritta che tutto sommato è abbastanza limitata. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta, in più se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!